Poesie e aforismi. Tutto ciò che ho visto, che so, appartiene a lei. Vecchie mammelle avvizzite, a lei che era entrata da un mondo mattutino, forse messaggera, a lei. Umile forma di un immortale che serve chi la conquise e chi allegramente la tradì. Anche il ragazzo coi ricci, dunque, gongolante, è messaggero del segreto mattino, dei luoghi dove le bestie sono seriche di rugiada, e anche la commedia, il Decameron, e molte altre cose, tutto. Ma io non ho mai visto la baia di Kingstown, con il postale che esce dalla sua imboccatura al mattino, e quante altre cose che non ho visto, quante non ne so. E tutto ciò che non ho visto e che non so appartengono invece a lui, colui che è nella tua vita. Ogni vuoto del mio sapere è un vuoto nel cosmo ed è là che risiede lui, non invisibile, no, ma mai visto. Egli ti tiene per mano, squattrinato gentiluomo borghese, e ti conduce per un mondo di fratelli, che così tu puoi distinguere in cattivi e buoni e lottare come una bambina prendendo le tue precauzioni per amare, per odiare. Di altro non hai sospetto. Venuta dai regni dell'unità non conosci, come una barbara, le lacune. La tua cultura è paterna e dunque credi che lo siano tutte. La tua ingenuità è impetuosa, che non conosce smentite e come i fanciulli e i selvaggi non crede alle prove. Tu mi vedi nel porto di Kingstown, davanti alla dolce madre grigia, a guardare il pennacchio di fumo del postale nel mattino, che non fai in tempo a voltare gli occhi e a bere un caffè latte che è già lontano, e se mi inerpico su una scarpata che dà sui mari sassoni mai visti, per andare dove le persone per bene non vanno. Lo credi uno scherzo, un capriccio di intellettuale? La serietà sta altrove, niente, nessuno, mai può metterla per un solo istante in forse. La serietà delle norme dettate da lui e a cui lei, poverina, obbedisce. Ma fino a che punto si può contare sull'obbedienza? Chi obbedisce è destinato a disobbedire. Questo mi ha insegnato la dolce madre, odore di ceneri rosate. Io sono Fozio, uno della genia degli schernitori suoi pari, o Ario, ma tu non ci credi. La tua formidabile ingenuità te lo impedisce. Finché si scherza, si scherza. Tu, ed è la prima volta che mi succede, mi vedi simile a lui. Lui, reincarnato e destinato a morire. Ma io non ho mai visto il postale uscire il mattino dal porto di Kingstown e mille altre cose. Non sono giunto alla sua età e malgrado questo tu ti ostini a sapermi come lui mi vorrebbe, perché nulla e nessuno mai ti convincerebbe del contrario. Così. Ed è la prima volta, ripeto, che mi succede. I miei occhi prendono in considerazione i lombi immondi di donna, di carne d'uomo non fatta a somiglianza di Dio, preda del serpente, e affabulo d'amore, a psichico